Lettura. La ricostruzione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia si cominciò l'opera di ricostruzione, la ricostruzione politica. La ricostruzione materiale di città e paesi distrutti dalla guerra. La ricostruzione economica. Nel 1922 Benito Mussolini divenne capo del governo italiano e diede inizio alla dittatura fascista. Mussolini rimase a capo del governo per 21 anni, dal 1922 al 1943. In questo periodo molti italiani, contrari a Mussolini e al fascismo, subirono la persecuzione e vennero incarcerati e costretti a vivere in altri paesi. Il 2 giugno 1946, dopo più di 20 anni di dittatura fascista e dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani andarono a votare e scelsero liberamente quale forma dare allo Stato. Per la prima volta, votarono anche le donne. Tra monarchia e repubblica, gli italiani scelsero la repubblica. Il re Umberto II, figlio di Vittorio Emanuele III, andò in esilio in Portogallo ed Enrico De Nicola fu così il primo presidente della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola fu presidente della Repubblica dal 1946 al 1948. Il 2 giugno il popolo italiano votò anche per eleggere l'Assemblea Costituente, formata da uomini di diversi partiti politici, con il compito di dare all'Italia una nuova Costituzione. De Nicola proclamò la nuova Costituzione il 22 dicembre 1947, mentre i deputati nell'aula del Parlamento cantavano l'inno di Mameli.